Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco e oggi andremo a recensire questa crema per mani Dove, marca comunque di fascia medio-bassa. Si trovano molte pubblicità in televisione, online, ma comunque è una marca direi discreta e non di fascia alta, sia per la sua efficacia che anche per il prezzo, perché comunque un prezzo che appartiene, cioè, con la fascia di prodotti un po' più alta, anche se non è realmente così. Crema che viene venduta su Amazon ad un prezzo di 3,83 euro, è un prezzo comunque piuttosto basso rispetto al precedente modello che ho recensito, sempre da 75 ml, per le mani, con olio di avocado, quindi un altro tipo differente, che era comunque una crema molto semplicemente idratante, e questa qui penso che sia molto simile all'altra, ed è anche una crema idratante questa, però ad un prezzo che costa la metà rispetto all'altro tipo di crema per mani, sempre di questa marca, dove aveva un prezzo di circa 6 euro qualcosa. Quindi questa qui è sicuramente più conveniente. Qui troviamo la confezione, è interamente bianca, buona impugnatura. Troviamo qui la descrizione, Derma SPA. Qui troviamo ancora poi descrizioni in altre lingue. Qui è presente inoltre l'apertura, che si può aprire qui in questo modo e si può far uscire la crema qui sopra, in questo punto qui. Uscita abbastanza buona. Di medie dimensioni, emana un buon profumo, sento. Quindi, una volta applicata sulle mani, una consistenza, io l'ho già provata, una consistenza comunque media, direi facile da applicare, viene assorbita molto bene, però questa qui è comunque una crema semplicemente idratante, che va a idratare la pelle delle mani. Comunque, se avete le mani magari danneggiate, la pelle molto secca, danneggiata, vi consiglio di prendere una crema come la Connettivina, che è una crema che ha un prezzo sì più alto, che alla fine intorno ai 10 euro, quello da 75 ml se non sbaglio, ma ha un'efficacia molto molto maggiore, soprattutto per l'inverno, aiuta di più la pelle a ripararla. Questa qui invece va bene per idratarla, è soft, dà meno fastidio, uno lo può mettere anche durante il giorno, evita di ungerlo, sporcare tutto, perché ha un assorbimento rapido e veloce. Sono presenti comunque diversi prodotti di questa marca qui, li troviamo qui su Amazon, molto sponsorizzati, e sono comunque di fascia media. Vi consiglio comunque di non andare a spendere delle cifre molto alte, perché la loro qualità non altissima. Qui troviamo anche la crema per il viso della L'Oréal Paris, questo qui è l'ultimo modello, la Revitalift Laser X3, ed è una crema comunque piuttosto buona, questa qui devo dire. Io ora continuerò a provare questa crema qui per tutto il periodo di tempo, e poi vi farò sapere nella recensione testuale. Trovate ancora varie immagini sempre qui a fianco al video. Spero di esservi stato utile, e ciao a tutti.